C'è chi in pochi mesi si è visto recapitare una ventina di multe e chi invece le sta aspettando, perché non è più consentito superare il varco di via Cavour per poi svoltare in via Romagnosi e in via Roma per accedere al posteggio in piazzetta San Martino, ma molti ancora non lo sanno. Starnuti, naso che cola, mal di gola, febbre, fino a casi più severi, come le polmoniti. Il brusco calo delle temperature si è trascinato presso la prima ondata di malanni influenzali e parainfluenzali, Covid compreso, e le farmacie sono prese d'assalto. Salumi, formaggi, 3 risotti, pane, acqua, birra e vino, totale 124 euro. Ma nello scontrino compare anche una voce piatto condiviso che ammonta a 6 euro in 3. La segnalazione arriva dal cliente di un nuovo ristorante in centro e torna così ad accendersi a livello locale il dibattito sul sovrapprezzo. Da oggi gli studenti universitari di medicina disporranno di 171 posti in più all'Auditorium Credit Agricole di via San Bartolomeo e la sede di Palazzo Portici verrà consegnata l'8 gennaio in tempo per la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia. Dopo le proteste degli aspiranti medici per la carenza di spazi nel Collegio Alberoni è arrivata una soluzione temporanea al problema. La Gas Sales Daico trova il riscatto in Portogallo dopo il KO interno con Ankara. Piacenza ha infatti piegato il Benfica nella seconda giornata del gruppo C di Champions League e sale così al terzo posto a una lunghezza da Berlino. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it.